Gilberto Petrucci è assessore al bilancio. Ecco, partiamo da una nota, possiamo dire, un po' positiva, cioè la Brioni è chiusa fino al 3 aprile, sollievo per i lavoratori. Sì, sollievo per i lavoratori perché chiaramente gli ambienti aziendali di Brioni potevano rappresentare, soprattutto in questo momento in cui si sta registrando il picco di contagi sul territorio, un problema per la trasmissione del contagio autoctono del Covid-19. Quindi è stata fatta una scelta, a mio giudizio, saggia, che pone in essere chiaramente tutte quelle condizioni di tutela dei lavoratori importanti, soprattutto per un territorio che davvero sta soffrendo per l'emergenza sanitaria. Ieri abbiamo avuto il numero di contagi più alto da quando è iniziata l'emergenza, ben 10 persone sono risultate positive al test del Covid-19 e quindi ieri abbiamo anche diramato una nuova ordinanza rispetto alla quale l'amministrazione comunale ha inteso vietare il passeggio, l'attività motoria, se non quella entro i 500 metri dal luogo di residenza o di dimora. E quindi stiamo valutando davvero ogni ipotesi per bloccare la diffusione del virus sul territorio. Ecco Gilberto, Penne possiamo dire che è il capoluogo dell'area Vestina e poi di conseguenza catena si porta appresso tutti gli altri paesi della zona Vestina dove ricadono anche altri contagi. Ecco, c'è il sindaco di Collecorvino, era molto preoccupato, nonché presidente della provincia, molto preoccupato per questa situazione, lo sono anche gli altri sindaci dell'area Vestina. Ecco, che cosa ti senti di dire anche ai tuoi colleghi amministratori? Intanto io sono molto vicino agli amministratori, ai sindaci dei comuni dell'area Vestina che in queste ore, in questi giorni, stanno davvero lavorando sodo per assistere la popolazione. Il compito dell'amministratore non è facile, ci sono tante responsabilità e soprattutto nei momenti di crisi come questa, la più dura e difficile dal dopoguerra, rappresenta un impegno davvero forte, per tutelare la popolazione. Ecco, due domande e una considerazione prima di lasciarti. Allora, intanto nei giorni scorsi la Lega, che è anche presente sul territorio dell'area Vestina, ha chiesto fortemente a Marsilio e a tutti gli organi, anche ai comuni, di lavorare per far rientrare Penne, ma non solo Penne, ma tutta l'area Vestina all'interno della zona rossa. Ecco, questa è una prima domanda. E poi zona rossa, che è già nella Valfino, considerazione che volevo chiederti è che io ho sentito il sindaco di Castilenti, mi ha detto siamo preoccupati, è difficile, non ci stiamo capendo niente, ci hanno lasciato senza medici. La gestione amministrativa di una zona rossa per la quale peraltro non ci sono nemmeno norme ad hoc diventa complicato soprattutto per i sindaci. Infatti il sindaco di Castilenti ovviamente sottolineava questa preoccupazione proprio per l'assenza di norme specifiche per gestire una zona rossa. Per quanto riguarda invece la richiesta di alcuni partiti di istituire a Penne, di forze politiche, appunto di istituire a Penne e nell'area Vestina una zona rossa, a mio avviso va fatta una riflessione che parte a monte. Intanto oggi abbiamo gli strumenti per limitare ancora di più la circolazione di persone e applicare come dire, quelle limitazioni per controbattere e contrastare, il termine più giusto, il virus. Occorre la responsabilità da parte di tutti noi, dobbiamo restare a casa e poi soprattutto dobbiamo, alla luce anche dell'ultimo decreto del Ministero della Salute, quella di vietare la circolazione anche per esigenze lavorative, rappresenta in effetti un passo in più. È chiaro che noi già siamo una zona di rispetto su tutto il paese, quindi l'applicazione di queste zone rosse dovrebbero essere applicate salvo casi straordinari che chiaramente non la decide la politica. L'ultima domanda, come sta il sindaco Semproni? Il sindaco Semproni ha concluso l'isolamento fiduciario presso la sua abitazione. Tra qualche giorno si sottoporrà al doppio test del tampone e chiaramente aspetteremo l'esito. Lui è asintomatico, quindi non ha sintomi. È in buone condizioni di salute e vuole tornare a lavorare per la comunità e soprattutto per l'ospedale,
perché lui è un medico e quindi vuole, mi diceva stamattina, tornare in trincea perché vuole dare un aiuto ai suoi colleghi.